Mi sentite, eh? Lo so che mi sentite. Pensate un po', mi sentite perché la telecamera è lì, in sala che inquadra, e io sto facendo la cacca. Ah, sì. Ah, che bello. Ah, è stata una cazzo di liberazione. Vorrei mangiarmi una banana. Il problema è che se io mangiassi una banana nel bed and breakfast, voi mi offendereste per il semplice motivo che non sto mangiando i rigoli e quindi potrebbe causare dello scompenso nelle vostre menti. Questo cucchiaino è sporco. Seduta. Bella ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video, in questo mio nuovo episodio del Bread and Breakfast. Signori, come sempre iniziamo la settimana insieme, è mezzogiorno e 43. Spero di riuscire a finire di editare il video per le 2:30, altrimenti lo vedrete alle 15. E poi in realtà è l'una meno un quarto, ma io sto sveglio dalle 9. Comunque oggi siamo tornati con il Bread and Breakfast, signori, siamo tornati qui sempre per cominciare la settimana insieme, per mettervi un po' di allegria, dato che rinizio ogni lunedì ovviamente la settimana scolastica, no? Quindi so che vi piace vedermi mentre faccio colazione con la tazza del mondo melagodiano, il più sdrogheggiante dello Stato italiano. Permettimi di dire questa cosa. Comunque, prima di iniziare, arriviamo a 20.000 like. Scrivetemi sotto nei commenti hashtagino DMB con una domanda, una curiosità a cui volete che io risponda nel Bread and Breakfast. Giuro che i capelli me li taglio, non me lo ripetete perché lo so già. Nel senso, io in descrizione vi lascio il link del canale di un mio amico che avevo già spammato un paio d'anni fa, che fa soft air, spara a gente. Dato che è bravo in quello che fa, io quando ne ha bisogno gli do una mano. Perché comunque ci conosciamo dalle elementari. Andavamo all'elementare insieme, in classi diverse, ma andavamo all'elementare insieme. Quindi vi lascio il link sotto in descrizione, andatevi a iscrivere se volete un video soft air con me. Sarebbe cazzo carino, cioè io sto immobile e lui mi spara, con qualche concetto strano. Comunque vi lascio il link sotto in descrizione se volete vedere lui che mi spara, iscrivetevi. E signori, cosa è successo nell'ultima settimana? Che cosa è successo? E ditemelo voi che è successo. Secondo me è successo Diego Perotti e Raja Nainggolan. Biscottino per i pigiamati che anche questa volta speravano, ma purtroppo non è andata. Io ho letto dei commenti abbastanza imbarazzanti. Io non parlo mai di calcio. Ho parlato una volta di calcio e me ne sono pentito, perché alla gente gli poi tocca pure la madre. Ma se gli tocchi il calcio, poco poco si incazzano. Però, signori, è area di derby. Anche voi che mi seguite, che siete laziali, purtroppo dovete sorbire questa cosa. Io non parlo mai di calcio, ma non perché non sono appassionato, anzi, lo seguo da 25 anni. Ho vissuto sconfitte, tante sconfitte nei derby, pareggi all'ultimo secondo, grandi vittorie, grandi godure. E quindi non posso esimermi dall'andare su qualche pagina d'ala. Ah, ho aperto una pagina della Lazio, un post a caso, primo commento Gianmarco Tocco. No, il primo commento: andatevene tutti a fare in culo. Rocchi uno di loro. Comunque attaccarsi all'arbitraggio in una partita in cui hai giocato 20 minuti su 90 non mi sembra il miglior modo di affrontare la sconfitta. Purtroppo ognuno ha le malattie sue e che ci vuole. Ti stacco la testa. Nala, possibile che non mi posso staccare un attimo dal tavolo? Un attimo, ti chiedo un attimo dal tavolo, che tu già sei qui per un altro rigolino. Basta i rigoli. Comunque vabbè ragazzi, è stata una partita bella, intensa. Ci siamo cagati sotto, anch'io mi sono cagato abbastanza sotto tutti i 20 minuti, perché ero abbastanza convinto che la Roma perdesse quella partita, perché dopo che Manolas ha scambiato il calcio per pallavolo ho avuto un po' paura. Comunque ragazzi, io vorrei spezzarvi un mini rigolo, perché già l'ho spezzato, se no mi dite che ne spezzo sempre altri, per il vlog che ho fatto. Proprio ve lo spezzo a voi per il vlog che ho fatto. Voi chiederete perché. Mi ha fatto piacere che lo avete apprezzato, anche se alcuni commenti in realtà non hanno avuto molto senso. Tipo, uno mi è riuscito a lasciare un commento che ha detto: ma dal momento in cui guadagni, questo video per me perde valore, perché ci fai i soldi sopra. Ma che è l'ora delle cazzate? Ma che vuol dire? Allora, dovete sapere che YouTube funziona in modo tale che dopo i 10 minuti, vi spiego questa cosa, dopo i 10 minuti di video tu puoi mettere quante pubblicità vuoi. Io ne metto solitamente o una ogni 3 minuti, se so tipo sdrogo corse, perché durano 18, una pubblicità di 5 secondi per 8 ore di lavoro non vi dà fastidio. O altrimenti solitamente le metto all'inizio, così ve le sorbite all'inizio e poi alla fine magari ne metto una. E in questo video io non ci ho messo pubblicità, perché avrei potuto, perché cioè io senza pubblicità questo video è stato monetizzato abbastanza bene. Non ve lo dico perché non sono cazzi vostri, non perché mi vergogno, sinceramente. Non vi dico quanto prendo perché non ve l'ho mai detto, perché io non vengo da tua madre a dirgli quanto prende, signora. E lei mi risponde 20 bocca, 30 culo, per questo non glielo dico. Però se ci avessi messo altre 4 pubblicità, cosa che avrei potuto benissimo fare, avrei guadagnato il quadruplo. Ma non l'ho fatto perché, come ho detto, non me ne frega niente di guadagnare quel poco in più a video. YouTube, il periodo adesso, proprio quello dalle uova d'oro, che c'è proprio la gallina che si alza sopra e fa. Sì, che prendi il mio uovo d'oro.
è dicembre, perché? Perché ci stanno molte più pubblicità. Da giugno a inizio settembre è una merda, perché guadagni veramente un quarto, un quinto, un sesto, non guadagni niente, ma non perché fai meno views, ma semplicemente perché nessuna azienda intelligente mette le sue pubblicità ad agosto. Dopo i 10 minuti posso mettere le pubblicità che voglio, cioè nel senso quante ne voglio, non il tipo di pubblicità, cioè non è che io decido qua ci sta la pubblicità della sedia, poi quella la sceglie Google. Quindi non è che mi cambia qualcosa il monetizzare video, perché ho altre fonti di guadagno fortunatamente, tipo lo spaccio, tipo per esempio la vendita di organi, tipo per esempio contrabbando di cani, ho altre entrate comunque. E mi ha fatto piacere molto i commenti che mi avete lasciato, anche se non, eccolo, sento sempre più spesso youtuber lamentarsi, ah raga non ve va più a cannate se dice a Roma, ma non hai capito il senso del video amico mio, dato che ho detto che mi va di fare video, caro instant sharing, non mi puoi dire che non ho voglia di fare video se nel video ti dico che mi sto impegnando per fare più video per voi, cioè sei un, cioè non è un commento questo, è una stupidata perché non hai ascoltato le mie parole. Comunque stavo pensando che in realtà quella zucca di Halloween forse devo cambiarla e devo comprarmi un albero di Natale, perché il Natale è bello, il Natale è bellissimo, quindi io mangerò un rigolo già spezzato per il Natale, perché a me il Natale piace. Ma perché piace? Perché c'è quell'atmosfera, no? È tutto carino, tutto famiglia. Poi dipende da famiglia a famiglia. Però il Natale è proprio bello. Ve lo ricordate il video dei frittelli che ho fatto 2-3 anni fa? Era bello. Perché? Perché a Natale, che devi fare a Natale? Mangi, caghi, dormi, scarti i regali, uccidi Babbo Natale, fai il Grinch. Queste cose. Vedi mamma ho perso l'aereo, vedi mamma ho preso l'aereo. Fai molte cose a Natale. Io però volevo vedere, in parte il Natale, ultimo trend breakfast con le domande che mi avete lasciato sotto, perché ve l'avevo chieste, quindi sicuramente l'avete fatto. Eccolo qua. Sono gay e vegano e bel maschione, dai. Il caro N Block mi chiede perché non riportiamo qualche sfida di calcetto. Ci stiamo lavorando, dobbiamo solo trovare che sfida di calcetto fa, perché raga ormai le sfide di calcetto sono veramente tutte uguali, cioè dalla prima che ho fatto coi Grananas e Frax saranno passati 4 anni, poi da quel momento sono esplose, l'hanno fatte più persone, quindi ovviamente il numero dei video diminuisce un po', però stiamo a cercare dei video carini da fare. Se avete qualche idea comunque consigliateci, perché te fa la crossbar challenge, tu madre challenge, tutte cose strane. Cioè io nelle sfide di calcetto ho sempre provato a fare qualcosa di diverso, non vi ricordate il Ronaldo Speed Test Challenge? Era figo, col percorsino, era carino. Ricky Palermo, le metti apposta le caffettiere dietro di te? No, Ricky Palermo, quella caffettiera, non so se lo sai, ma è il simbolo del Dread and Breakfast. È il simbolo del Dread and Breakfast, quindi è lì perché è un'icona, è diventato un po' un'icona. Perché invece c'è ancora la zucca? Perché non mi va di toglierla. Perché non provate a giocare a League of Legends? Perché no. Hai mai fatto figure di merda a scuola? Sì, ma ve le racconterò in un video dei cazzi miei. Ve le racconterò in un video dei cazzi miei, questa, sì, sì, decisamente. Io non capisco i commenti che iniziano con Dread, grande Dread, complimenti per questo magnifico e divertentissimo video, e poi boh, sotto se spamma, ma amico, amico, cioè, amico mio, cioè, ma veramente ti spammi dicendomi grandissimo. Ma più che altro, ieri ho letto un commento di uno che dice: chi fa iscritto ricambi? Nel 2017. Lo facevo anch'io iscritto ricambi. Chi è che non ha fatto iscritto ricambi all'inizio? Ma è inutile, vi do un consiglio, è inutile. Ah, che poi l'altro giorno sono andato in panico perché ho letto un commento che uno aveva detto tipo basta Gali, e io nel video non avevo messo Gali, quindi gli ho risposto dicendo: ma quale canzone di Gali? Poi ho visto e c'era la pubblicità della Vodafone con Gali che canta. Però raga, quelle non la scelgo io, cioè quelle prima del video non le scelgo io. Se Google vuole mettere Gali che fa sto e che canta per la Vodafone, la mette, nel senso. Sei l'unico che riesce ad essere interessante anche solo con un video di te mentre fai colazione. Io ti ringrazio, Andrea Doti. Ti ringrazio veramente tanto. E con questo grande commento io vi saluto. Mi mangio l'ultimo pezzo di rigolo, che lo so che mi dite che sono obeso, che ne mangio tanti. Però in realtà non ne mangio tanti, raga. Cioè, a parte che c'ho pure poco latte perché l'ho finito e devo fare la spesa. Tra l'altro, io so che queste cose funzionano. Mi ricordo che in un video di Ron una volta avevo detto che mi sarebbe piaciuto tipo giudicare Miss Italia, e il giorno dopo mi ha scritto un'agenzia che gestiva le selezioni di Miss Italia, non mi ricordo dove, per chiedermi di fare il giurato. E io gli ho detto: guarda, quindi so che funziona il mio spam verso le aziende nei video, quindi io dico: Amazon Prime Now, mi dai dei codici sconto? Io faccio la spesa, io spendo 100 euro a settimana, no 100 no, sono tanti, a settimana di spesa. Però se me ne fai risparmiare una ventina, cioè non è che comunque... Io sono un grande affezionato di Amazon Prime Now, ma ha torto il problema di uscire da casa. Vabbè raga, è 1:04, se non vado di là non finirò mai. Noi sentiamo la prossima, che sarà domani, con Rotto Division 1. Sto seguendo la scaletta, sono bravo. Lasciate like e niente. Nala! Arriviamo a 20.000 like, lasciatemi un commento, hashtaggino sempre DMB. Ciao. Sempre solo, non vi inculo, non vi vedo cieco, sorto, muto. Vado a 100, bevo pompo tubo, vado tutti tipo polpo crudo.